Benvenuti sulla nuova Renault Koleos, 4,67 m di lunghezza e uno spazio interno davvero elevatissimo. È un'auto che mette voglia di viaggiare, allora scopriamo come va su strada questa nuova Renault. Sotto il cofano c'è un motore 2 litri diesel da 175 cavalli, la versione più potente dei due motori disponibili, un 1.6 da 130 ed appunto un 2.000. Al minimo il motore non si sente quasi, merito anche di un'ottima insonorizzazione dell'abitacolo. Il diesel si fa sentire solo in accelerazione, colpa anche del cambio automatico che è sempre abbinato al 2000. In accelerazione, infatti, essendo un cambio CVT tipo quello degli scooter, fa salire molto il contagiri e il motore si sente un po', rimanendo comunque poco fastidioso. In gamma abbiamo due motorizzazioni, un 1.6 e un 2.000. Il 2.000 è sempre legato, obbligatoriamente, al cambio a variazione continua CVT, l'Xtronic, che però è regolato in maniera particolare perché elettronicamente simula la presenza dei rapporti classici di un automatico. Invece il 1.6 è sempre dotato della trasmissione manuale a 6 rapporti. In passato ho guidato anche il 1.6, sempre su questa Koleos, e comunque nella guida reale, sebbene la scheda tecnica dica che il 2.000 ha molta più coppia, ha più potenza, siamo a 175 cavalli e 380 Nm, ma il 1.6 non è affatto spompo, nel senso che appena premete il pedale del gas, in realtà il motore è molto vivace. Certo, poi in alto perde un po' più di spinta, quindi se viaggiate spesso a pieno carico vi consiglio questo 2.000. Bastano poche curve per rendersi conto che questa Koleos non è un SUV dall'anima sportiva. Anche se lo sterzo in realtà non è male perché è abbastanza diretto, però le sospensioni sono tarate molto sul morbido. E qui personalmente avrei voluto vedere delle sospensioni a controllo elettronico, in grado di variare il loro rapporto, magari tra una taratura più rigida e una più morbida a seconda delle situazioni. Tra l'altro un altro accessorio che si può avere su questa Koleos è la trazione integrale, soltanto con il 2000, ed è una trazione integrale estremamente efficace, marchiata Nissan, è la stessa che troviamo sulla X-Trail. Anche il differenziale bloccabile al 50-50, oppure si può escludere la sella posteriore semplicemente premendo il tasto qua, oppure lasciando il selettore in modalità auto sarà direttamente alla centralina a scegliere dove ripartire la coppia. Chiaramente quando non è necessario si può lasciare la trazione solo davanti e in quel modo si riesce a risparmiare qualcosa in termini di carburante. Basti considerare che comunque la Koleos in generale fa i 10 al litro in qualsiasi situazione, in autostrada arriva a consumare qualcosina meno. Invece, lasciando la trazione integrale sempre in presa, i consumi aumentano un po'. Stabilito che non è un'auto con cui divertirsi tra le curve, meglio rilassarsi e godersi le sospensioni morbidissime e in grado di assorbire buche e tombini tranquillamente. Anche in autostrada i rumori sono proprio pochi, merito soprattutto dei doppi vetri laterali. Un dettaglio invisibile che è riservato soltanto all'allestimento Inizial Paris di questa prova. Infatti in Renault hanno dato maggiore attenzione all'insonorizzazione su questo allestimento top di gamma. Di notte si apprezzano tantissimo i fari full LED, di sera dall'allestimento Intense, che sono uno spettacolo perché permettono di vedere molto meglio. Tra i sistemi di assistenza alla guida, di cui parliamo nel video dedicato alla tecnologia, manca però il cruise control adattivo. Quindi a chi consiglierei quest'auto? Indubbiamente a chi deve viaggiare tanto e soprattutto magari con la famiglia, perché lo spazio interno è enorme e il motore riesce comunque a garantire un'ottima spinta anche viaggiando a pieno carico. L'allestimento magari che si potrebbe scegliere senza andare su questo top di gamma assoluto che è la Inizial Paris potrebbe essere l'intermedio Intense, perché ha comunque già tanti accessori utili e costa molto meno. Con questa Inizial siamo oltre i 40.000, invece con l'Intense siamo sui 37.000 euro, il che permette quindi di risparmiare, però avendo sempre comunque un motore piuttosto grande e prestazionale. Alternative, sempre restando sui SUV, la Skoda Kodiaq o la Mazda CX-5 secondo me potrebbero essere le migliori rivali. Voi mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti, ci vediamo alla prossima su DriveK. We'll be right back.